vi faremo lo spaghettone con la colatura d'alici di cetara. Uniamo tutti gli ingredienti in un insalatiere, comunque tutto a freddo. Si mette giusto un poco di colatura. Prendiamo un po' di acqua di cottura, l'aggiungiamo, aggiungendo dell'acqua all'olio extravergine, all'aglio e alla colatura d'alici. Poi emulsionando, se vedete, ci viene una cremina. Buttiamo giù gli spaghettoni. Io sono per la pasta al chiodo, anche perché la pasta al dente è molto più digeribile di una pasta stracotta. Tiriamo sulla pasta, aggiungiamo un altro po' di acqua di cottura. A questo punto iniziamo a mantecare. Ecco qua, siamo alla fine. Un ciuffetto di prezzemolo sopra. Abbiamo lo spaghetto con colatura d'alici di cetara. Il gusto della semplicità, dai, a tavola.